C'è chi pensa che celebrare l'8 marzo sia inutile. Io credo invece che serva, almeno fino a che, non soltanto nel resto del mondo, ma anche nel nostro paese, le donne non avranno gli stessi diritti e le stesse opportunità degli uomini. La stessa possibilità di accedere al mondo del lavoro, la parità salariale, la condivisione dei carichi familiari, ma anche l'accesso alla leadership, non soltanto in politica, ma nel mondo delle professioni, dell'università, della medicina. Sappiamo che sono stati raggiunti dei risultati importanti in questi anni. Penso al lavoro di Italia Viva in questi ultimi mesi per il sostegno all'imprenditoria femminile, per la decontribuzione per chi assume donne e soprattutto per restituire il reddito di libertà, un fondo che sostiene e aiuta le donne vittime di violenza nel loro percorso di autonomia per ricominciare a costruirsi una vita. E l'8 marzo è un po' questo, è il celebrare sì i risultati raggiunti, ma anche pensare a tutti gli obiettivi che invece dobbiamo ancora perseguire. E aveva ragione Rita Levi-Montalcini quando sosteneva che il futuro del pianeta dipende dalla possibilità di garantire a tutte le donne accesso all'istruzione e alla leadership. E noi di Italia Viva ci siamo. Siamo a fianco delle donne non soltanto perché per statuto siamo l'unico partito che ha una parità tra uomini e donne nei ruoli, nelle responsabilità, ma soprattutto perché pensiamo che sia un dovere morale lottare per i diritti delle donne e continueremo a farlo. Quindi un buon 8 marzo di cuore a tutte noi, soprattutto a quelle donne, a quelle ragazze che ogni giorno in Italia come nel resto del mondo combattono per affermare i propri diritti e soprattutto devono fare il doppio della fatica rispetto a un uomo, magari per raggiungere gli stessi risultati. Buon 8 marzo davvero a tutte noi.